Sottoscritto a Terni un manifesto fatto di 10 punti che parlano di rigenerazione urbana, un termine molto complesso, una tematica trasversale che occupa tutte le materie che riguardano il vivere di una comunità. In realtà parte dalla necessità di ripensarsi, ripensarsi come sistema produttivo e come sistema città nelle politiche pubbliche. Questo perché già a partire dal livello nazionale, internazionale, cambiano gli scenari, cambiano i sistemi produttivi, cambiano e devono cambiare le relazioni dentro le comunità stesse. Si parte da una definizione di 10 punti perché condividiamo sul modo di appunto intervenire nella riqualificazione materiale, ma soprattutto nella ridefinizione delle relazioni e delle potenzialità degli spazi e dei territori per arrivare ad un nuovo modello di sviluppo che ci permetta di attivare tutte le risorse delle persone nel welfare, nell'economia circolare, per promuovere città nuove che siano capaci di competere a livello nazionale e internazionale. Una città è fatta da tutte le parti che la abitano, quindi sia la parte economica, la parte produttiva e la parte di comunità e di persone. Tutti insieme in maniera collaborativa devono definire le nuove strategie di sviluppo e ripensarsi intorno anche a quelli che sono gli assi fondamentali e imprescindibili della propria identità, come ad esempio l'industria.